Un saluto da Ivan Paparelli, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Alcatel prosegue nel rinnovamento della propria gamma della famiglia Idol e oggi abbiamo a disposizione le due nuove varianti di Idol Mini 2. Abbiamo la versione che si chiama proprio Mini 2, che può contare anche sul supporto Dual SIM, ma abbiamo anche la versione Mini 2S che ha tra le sue carte più importanti quella di avere il supporto LTE, quindi due telefoni molto simili ma che in realtà hanno anche delle differenze, poche esteticamente e un po' di più sotto pelle. Andiamo a scoprire allora quali sono le caratteristiche di questi due telefoni. Intanto vi faccio vedere al volo, Alcatel ci ha messo a disposizione anche in questa occasione queste due flip cover. Queste sono quelle della versione Mini 2, un flip cover molto ben realizzato che copre sia la parte posteriore che una pateletta per il display. Dicevo, andiamo a scoprire allora quali sono le caratteristiche principali di questi due dispositivi. Partiamo dal display: 4,5 pollici diagonale per entrambi, Quarter HD, la risoluzione 540x960, pannelli IPS per entrambi, buona la risoluzione delle immagini, dei colori davvero che regalano davvero un impatto visivo di buonissimo livello su entrambi. Due pannelli molto simili che probabilmente forse sono delle tarature leggermente diverse o comunque delle tolleranze di produzione, ci sono dei colori un pochino più caldi per quanto riguarda la versione Mini 2. Nella parte superiore due fotocamere frontali che sono differenti, VGA nel caso del Mini 2, scusatemi per non farvi diventare matti, il bianco è il Mini 2, il nero è l'LTE, vedrò di alternare perché sennò dico 300 volte Mini 2 e Mini 2S. Nella versione nera abbiamo una fotocamera 720x480 per i video e 1600x900 per quanto riguarda le foto, quindi un 16 noni bello puro. Altoparlanti, o meglio capsule auricolari identiche per tutti e due i telefoni, buono il volume, direi buona anche la fonia. Abbiamo due LED di stato e sensore di prossimità e di luminosità per entrambi. Nella parte bassa dei telefoni abbiamo i pulsanti di dialogo con il sistema operativo, che è Android in versione 4.3 per entrambi. Tasto di ritorno, tasto home, opzioni di pagina. Questo tasto, se lungamente premuto, attiva in entrambi i casi questa curiosa visualizzazione del multitasking. Proseguiamo nella descrizione fisica. Sul profilo di destra troviamo per tutti e due il pulsante di regolazione del volume e il tasto di accensione. La prima differenza grossa la troviamo sul profilo di sinistra, perché abbiamo uno slot per la SIM singola per la versione nera LTE e uno slot per schede microSD, quindi in questo caso possiamo espandere la memoria. C'è anche un profilo che è leggermente più curvo per la versione LTE, si può vedere è leggermente più arrotondata. Se invece prendiamo la versione normale, prima di tutto si può vedere che è leggermente più piatta, cosa che ritroviamo anche nelle misure caratteristiche, 7,9 mm in questo caso, poco meno di 9 invece per quanto riguarda la versione LTE. Anche qui abbiamo i due tasti di cui vi parlavo prima sul profilo di destra, mentre a sinistra abbiamo un singolo cassettino che è molto più profondo e va estratto con uno spillo che troviamo nella scatola, un vero e proprio carrellino che alloggia in sequenza tutte e due le SIM, quindi dobbiamo estrarre questo carrellino per parcheggiare le nostre due SIM. Spostiamoci anche sulla parte posteriore del cover del telefono, che come potete vedere è sostanzialmente diversa. Un inserto di metallo qui sulla parte posteriore della versione bianca, con questi due invece inserimenti plastici, probabilmente a non voler schermare le antenne e le parti di connettività del telefono. Una lastra invece di plastica unica per quanto riguarda la versione LTE, come dicevo prima, leggerissimamente più curva, una finitura direi opaca. A me non fa personalmente impazzire il colore, però c'è il grande vantaggio che non si sporca facilmente. Differenti anche i due altoparlanti di sistema, con una feritoia un po' più stretta e ben più abbondante sulla versione LTE. Vi farò sentire tra breve che in realtà forse sembra funzionare meglio questa delle due. Fotocamera 8 megapixel di autofocus per tutte e due, autofocus e flash LED. Differente la risoluzione video, Full HD per la versione LTE, solo 720p per la versione normale. Parliamo di hardware, perché sono simili ma non sono certamente uguali. Apriamo un istante Antutu per vedere sia il risultato di sintesi dei due
dei due dispositivi, 17.600 rotti punti per l'LTE, 16.019 per quello normale. Entrambi utilizzano processori quad-core con 1.2 GHz di clock, ma abbiamo delle specifiche leggermente differenti. Intanto vi faccio vedere le versioni dei codici dei due telefoni, perché ogni tanto Alcatel importa anche più versioni sui vari mercati. 6016D, quindi dual SIM, quella che stiamo provando a sinistra, la versione normale, 6036Y, la versione LTE che sta a destra. 4.3 il sistema operativo, ed ecco le differenze del processore. MSM 8610, quindi Qualcomm Snapdragon per entrambi, mentre è la 8226 per quanto riguarda la versione LTE. Naturalmente questa incorpora un modem LTE che non troviamo sulla versione bianca. GPU Adreno 305 ad assistere alla parte grafica per entrambi, 1 giga di memoria RAM. Molto differente è la situazione per quanto riguarda la memoria integrata, nel senso che entrambi possono disporre di 8 giga di memoria interna. Purtroppo però sulla versione bianca, sulla versione normale, non possiamo espanderla. La memoria viene vista in due sezioni dal telefono, ce n'è una principale da circa 2 giga e una seconda da circa 3,7 giga, quindi abbiamo poco meno di 6 giga realmente utilizzabili, però purtroppo non possiamo inserire delle schede micro SD. Assai più vantaggiosa invece la situazione per la versione LTE, perché oltre agli 8 giga integrati ne abbiamo abbiamo la possibilità di espandere la memoria con una micro SD, come ho fatto io, inserendo un'altra scheda da 8 giga, ma tramite queste due applicazioni, Storage Manager e percorso di installazione, possiamo predefinire la scheda di memoria esterna come disco di scrittura sia delle applicazioni che installiamo che come memoria di storage. Quindi dovremmo essere messi al riparo da qualsiasi sorpresa di mancanza di memoria. Entriamo nel paragrafo gesti, perché c'è anche qui una piccola differenza. In particolare vi faccio vedere, sulla versione LTE se spegniamo il telefono lo possiamo risvegliare semplicemente con il doppio tap, cosa che invece non possiamo fare da questa parte. Un'altra differenza, che invece in questo caso è nettamente a favore della versione bianca, è la presenza della gestione dual SIM. Abbiamo in questo caso, un po' in controtendenza, un po' con altre scelte fatte anche da Alcatel, ma anche da altri produttori, l'utilizzo del processore Qualcomm, non del famoso MediaTek. In realtà il lavoro di affinamento su questo tipo di processori, secondo me, è arrivato davvero a un punto di maturazione, perché il software di gestione della doppia SIM è davvero diventato facile da utilizzare e ben funzionante. Assomiglia poi in realtà nell'interfaccia grafica proprio a quello dei MediaTek, con possibilità di accendere e spegnere selettivamente le due SIM, di condizionare la parte voce a partire o con una delle due SIM in maniera predefinita, o a domandarci sempre con quale delle SIM la chiamata debba essere originata. Stesso discorso per gli SMS, va identificato invece in maniera preventiva quale operatore utilizzare per la parte dati. Se entriamo nel reparto wireless reti, sotto la voce rete mobili, troviamo anche un altro aspetto estremamente positivo, quello di poter switchare via menu il circuito 3G su tutte e due le SIM, in maniera alternata ovviamente, non contemporanea, però ci basterà premere il tasto SIM 1 o il tasto SIM 2, entrare nella modalità rete e da qui decidere quale circuito abbinare alla prima o alla seconda SIM. Sempre da qui possiamo anche visualizzare i nomi degli APN per configurarli, insomma un sistema di gestione che è diventato molto ben funzionante. Proviamo allora a lanciare una telefonata su entrambi i telefoni. Chiamiamo il 414 per tutte e due, prima vediamo se riesco a mettere viva voce. Eccoci qua. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone per... Facciamo la stessa cosa anche con il bianco. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone, per tenere sotto controllo la spesa, scarichi il lato gratuita My Vodafone. Allora, entrambi secondo me hanno un buon funzionamento della parte telefonica. In vivo voce mi sembra funzionare leggermente meglio la versione bianca. Io non so se si vede qui in camera, ma c'è un piccolissimo dentino, una sporgenza plastica qui in questa zona,
che di fatto tiene il telefono leggermente sollevato dalle superfici piane quando lo poggiamo, quindi va a migliorare un po' quella situazione un po' critica di andare a ostruire il corretto funzionamento dell'altoparlante. Entrando invece nello specifico del funzionamento telefonico, entrambi i telefoni sono dotati di ricerca intelligente sul tastierino e direi che dialogano senza problemi anche con le reti. Mi sono portato dietro in un viaggio di, diciamo, un Milano-Firenze andata e ritorno in giornata, mi sono portato dietro questa versione. Mi è capitato di usarlo in quel tratto appenninico che passa per la Toscana, pieno di gallerie, che è veramente una piaga per quasi tutti i telefoni, per quasi tutti i gestori, e devo dire che tutto sommato ha regalato delle prestazioni di buon livello. Mi sono capitati dei momenti assai peggiori proprio in quel tratto di strada, quindi direi che funzionano piuttosto bene quando li si usa come telefoni in senso stretto. Andiamo a vedere la navigazione internet, a cui ho precaricato entrambe le home page. Va bene, dai, vediamo di guardare un articolo su questo browser e un altro qui, dai. Ecco qui la presentazione stamattina del nuovo Nokia X2. Cosa devo dirvi? Mi sembra che la navigazione internet vada piuttosto bene. Adesso sto usando il browser Chrome, c'è anche il browser stock, ma non mi ha regalato particolari sorprese. Mi sembra che funzioni in maniera abbastanza opportuna. Ho dimenticato prima di addentrarmi in un discorso, cioè sul livello di personalizzazione di Alcatel sul sistema operativo. Alcatel ha fatto una scelta oramai da qualche periodo, che è quella di non invadere in maniera eccessiva il sistema operativo con l'interfaccia utente, nel senso che la grafica delle icone è riconoscibile, però non ci sono moltissimi programmi agganciati al sistema che lo appesantiscono, sono davvero dei piccoli interventi. Invece molto molto più massiccia è la presenza di applicazioni preinstallate. Mi riferisco alla gran parte di applicazioni che quasi tutti noi scarichiamo e utilizziamo nella nostra quotidianità. Abbiamo praticamente tutti i client dei più importanti social network, Facebook, Twitter, abbiamo i servizi cloud tipo Dropbox, abbiamo Skype, abbiamo Shazam, adesso ho premuto per sbaglio anche il gestore di File Office. Ci sono anche parecchi giochi preinstallati, tra i quali ad esempio ce la faccio, anche Asphalt. Quindi due telefoni molto completi appena, ecco c'è anche Viber, il telefono me lo sta facendo notare, appena estratti dalla scatola sono pronti ad essere utilizzati. Un altro dettaglio che vi voglio far vedere proprio in tema di applicazioni preinstallate è che abbiamo la tastiera SwiftKey, uno strumento che personalmente trovo davvero molto efficace, lo uso da moltissimo tempo sui miei telefoni personali. Fino a pochi giorni fa era a pagamento, adesso è diventata anche gratuita. Una tastiera che ha una grande possibilità di personalizzazione anche nell'estetica, ci sono molti temi, ma soprattutto ha una straordinaria capacità di comprendere il nostro stile di scrittura, addirittura la successione, la sequenza dei vocabili che utilizziamo con maggiore frequenza, quindi diventa predittiva in modo quasi incredibile nel giro di pochi giorni. Tra l'altro si può anche personalizzare il livello di vibrazione, il feed della vibrazione quando premiamo i tasti, si può addirittura variare il millisecondo della vibrazione, quindi uno strumento davvero molto efficace che troverete anche questo già preinstallato su questi due nuovi Alcatel. Vi faccio vedere al volo una partita a Subway Surfers sull'LTE, magari faccio una cosa, intanto lancio anche Asphalt 7 sull'altro in modo da accorciare un istante i tempi di questa prova. Vediamo quale dei due parte prima. Ok, facciamo che ho sbagliato a saltare, probabilmente, va bene, giusto per, ripeto, per non andare troppo lunghi, il gioco viene gestito senza il minimo problema, c'è qualche microscopica scattosità in partenza. Allora, benissimo, allora mi dovete perdonare, ma facciamo partire Subway Surfers anche su questo, perché benché abbia giocato fino a un'oretta fa ad Asphalt su questo dispositivo, mi chiede adesso un aggiornamento di 354 mega che naturalmente non posso fare
in diretta. Facciamo partire Subway Surfers. Intanto vi dico che Asphalt viene gestito perfettamente, si gioca senza nessun tipo di problema, non ci sono scattosità, davvero si gioca tranquillamente. Facciamo partire allora Subway Surfers anche qui e vediamo come si comporta. Vi annuncio subito che è davvero del tutto simile alla versione LT. Ecco quel piccolo scattino, in particolare quando il gioco parte, poi dopodiché direi che la fluidità è assolutamente notevole su entrambi i dispositivi. Ok, fermiamoci qui, facciamoci investire dal treno, mi dispiace caro amico mio, e ritorniamo un istante alla home page. Allora, che cosa ci manca da approfondire? Proviamo a vedere un istante le fotocamere, perché poi in realtà sono un reparto in cui le differenze sono più marcate tra questi due apparecchi. Entriamo prima di tutto nella galleria. Lo facciamo su tutti e due i dispositivi, galleria, eccola qua. E guardiamo i nostri scatti di riferimento, lo scatto singolo e il video che eseguo sempre. Allora, nel caso delle fotografie abbiamo dei risultati abbastanza simili, che direi sono discreti, dai, senza esagerare, nel senso che mi pare che entrambi i sensori abbiano una buona capacità di lettura delle immagini, cioè ci sia una corretta valutazione delle luci, quindi dell'esposizione. Entrambi però mi pare abbiano forse un eccesso di compressione del file JPEG che porta, si vede già in maniera nettissima qui a telefono, zoomando l'immagine, una comparsa di rumore digitale diffuso anche nelle zone colorate qui di rosso. Direi delle fotografie buone senza andare oltre questo livello. Proviamo a vedere i video dove invece la differenza è ben più marcata. Facciamo partire prima questo in HD della versione non LTE, della versione normale. Abbiamo un 720p, credo che si riesca a vedere anche in macchina. Guardate quanto disturbo c'è nel cielo quando facciamo il pan. C'è davvero una presenza di rumore, di artefatti un po' eccessiva nel file video del Mini 2. E credo, mi sembra di notare anche una leggera sovraesposizione dell'immagine. Vediamo come si comporta invece la versione LTE, che è Full HD, vi ricordo. Ecco, direi che si può apprezzare, secondo me, già sul telefono una maggior fluidità, molti meno disturbi nelle parti chiare, direi forse anche una maggior precisione nella messa a fuoco. Adesso c'è una piccola incertezza dovuta allo zoom digitale, ma mi sembra che in questo caso ci sia una differenza abbastanza netta a favore della versione LTE. Entriamo un istante anche nella fotocamera, vi faccio vedere brevemente questa della versione LTE. Non ci sono tantissimi parametri sui quali lavorare. È carina la possibilità di avere lo strumento per fare la scansione del QR code già integrato, ed è anche molto simpatica la possibilità, quando si utilizza la fotocamera frontale, di fare un'immagine con quattro espressioni del volto che vengono poi disposte in griglia. Nelle avanzate possiamo lavorare sulla geolocalizzazione, sulla dimensione delle foto, il timer, il valore ISO e sulla esposizione. Scende addirittura il numero di settaggi disponibili nella modalità video, solo la risoluzione e solo la possibilità di settare l'audio, quindi certamente non moltissimi settaggi utilizzabili, però direi che tutto sommato va bene per questi apparecchi che vengono utilizzati nel 99% delle situazioni come apparecchi inquadra e scatta. C'è anche una differenza che ho dimenticato prima, lo facciamo alla fine. Vi parlo di batteria: 2000 mAh per la versione LTE, 1700 per la versione normale. Non mi ricordo se ne ho già parlato, perdonatemi, ma sono in preda di un lapsus in questo momento. Hanno due batterie diverse, probabilmente per via di un maggior consumo dovuto al modem LTE. In realtà le prestazioni complessive poi sono del tutto simili, sono due apparecchi che ci conducono senza grossi problemi, diciamo, alla fine della giornata, se non facciamo un utilizzo esagerato dei telefoni. Direi che il mix tra le batterie e un hardware che è ben calibrato, di display che non sono eccessivamente grandi, regalano un livello di autonomia piuttosto positivo. Facciamo un riassunto: due telefoni che mi sono parecchio piaciuti, li ho trovati
sì, ok, una segnalazione dell'agenda. Li ho trovati particolarmente sfiziosi a trasportare, sono quei telefoni che sono piccolini, siamo sotto i 120 grammi di peso per entrambi, un po' più sottile la versione normale, quindi davvero non si fanno sentire in tasca, sono dei compagni di giornata molto discreti. Un netto vantaggio per quanto riguarda la parte dati per la versione LTE, naturalmente, direi anche molto importante la possibilità di espandere la memoria con schede micro SD. In questo caso c'è invece un'arma a doppio taglio, la presenza della doppia SIM va a inibire lo slot micro SD ed è un vero peccato, perché certamente abbiamo delle risorse di archiviazione che sono più ridotte. Vi dicevo prima della fotocamera, non sono delle bombe tutti e due, c'è un leggero vantaggio per la versione LTE, soprattutto nel reparto del video. Bene, mi fermo qui per questa recensione di questi due begli apparecchi, mi sono davvero piaciuti nell'utilizzo, sono davvero simpatici. Ci fermiamo qui per la recensione di questi due nuovi Alcatel Mini 2S e Mini 2 e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.